Vasquez, prova il tiro Vasquez, la parata. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo all'appuntamento come ogni mercoledì alle 14 con la carriera su FIFA 16 con la Fiorentina. Ok ragazzi, siamo nell'ultimo giorno di mercato. In questo episodio non so se vi porto una o due partite. Ora vedo quanto tempo mi occupa il mercato. Ragazzi, andiamo subito a cercare un COC urgentemente, visto che purtroppo ragazzi non abbiamo più Kone, che si è infortunato, e Ivicic, come avrete visto, l'abbiamo venduto al Borussia Dortmund. Io i COC ragazzi sono due, non vi andate a cercarlo in questa maniera. Allora mettiamo Serie A, ok, squadra, partiamo da Vasquez che è il mio sogno. Andiamo dove è Vasquez, Jairo, no, poi sogno, Canela, Franco, Vasquez, tutti. Allora ragazzi, loro vogliono 23 milioni, noi ne abbiamo 17 milioni, quindi io proverò a offrire 16 milioni, abbiamo 16, anzi, abbiamo 17 milioni ragazzi, vediamo se accettano. Allora, giocatore venduto, la trattativa per il passaggio di... Ah, Tomovic l'abbiamo venduto, e quindi abbiamo 2 milioni in più per il mercato. Offerta accettata, attenzione! Hanno accettato l'offerta per Vasquez. Ora, lo stipendio che lui vuole è di 120.000, che io sono disposto ad offrirgli, in quanto lui è un giocatore importantissimo e diventerebbe appunto un giocatore chiave. Quindi avanziamo l'offerta. Offerta accettata. Accetta offerta, conferma. Ragazzi, abbiamo preso il nudo Vasquez. Grandissimo colpo, nuovo giocatore in arrivo. Ecco qui. Ragazzi, lasciate subito un like per Vasquez alla Fiorentina. Abbiamo venduto Ivicic, ma abbiamo preso un giocatore altrettanto forte, se non più forte. Quindi lasciate subito un bellissimo like per Franco Vasquez alla Fiorentina. Ecco qui ragazzi, allora, questa è la nostra situazione, manca un'ora ormai alla fine del mercato. Abbiamo venduto Vesino, che se ne è voluto andare, Ivicic e Tomovic, abbiamo acquistato Abate e Vasquez. Ok ragazzi, eccoci giunti alle formazioni nella partita contro il Carpi. Abbiamo Alonso, Kalinic e Bernardeschi, due esterni non stanchi, Vasquez subito esordio, anche perché non abbiamo sostituti, Borja Valero e Fernandez, poi Masina, Roncaglia, Rodriguez e Abate, quindi due nuovi acquisti sono in campo, e Tata Lusano. Andiamo a vedere come andrà questa partita. Eccoci qui ragazzi, Fiorentina Carpi sta per avere inizio. Attenzione qua, errore del Carpi, Kalinic ne può approfittare. Tiro di Kalinic, parata di Berkic che non trattiene, ma nulla da fare. Vasquez, prova il tiro Vasquez, la parata. Subito Vasquez, Matti Fernandez, tiro deviato, ancora Vasquez che può provare il tiro deviato. Cross dentro, colpo di testa, il pallone che va in rete, c'è il gol di Bernardeschi. Ma il gol era tutto di Kalinic, se non l'ho visto male. Zitti tutti, parla Bernardeschi. Rivediamo ragazzi, stavamo giocando benissimo, Vasquez sugli scudi, colpo di testa, era già gol, Bernardeschi giustamente ha ribadito che rete, 1-0 per noi. Vasquez ancora, Vasquez prova il tiro a giro, ancora parata di Berkic, Kalinic si gira, tiro di Kalinic, Berkic mette la manona e devia in angolo. Guardate Vasquez in difesa a togliere palla ragazzi, che giocatore è Vasquez, è un immenso giocatore, a può crossare, cross bellissimo, messa fuori, c'è Matti Fernandez, il tiro, ancora Berkic, attenzione qua, Ludo Vasquez, ancora lui, prova il tiro dalla distanza, centrale, Berkic para, è su questo tiro del Ludo Vasquez scatenato ragazzi in questo primo tempo, si conclude il primo tempo 1-0 per noi, stiamo dominando, vediamo come andrà il secondo tempo. Vasquez, bellissimo il passaggio, ha visto Marcos Alonso, che passaggio di Vasquez, questo è il calcio di rigore, netto. E infatti, rigore per noi. È ammonizione per il Romagnoli, no, Sabelli, ex Bari. Guardate com'è lenta la barra della stamina, perché comunque è molta, molta brava, però sbaglio il calcio di rigore. Ragazzi, non so, perché se metto troppo la palla va molto larga, se metto poco tira così,
Non so se è un problema del pad. Tiro nel frattempo, nulla da fare. Di Gaudio. Attenzione il tiro fuori. Vasquez, se ne può andare solo. Vasquez, Vasquez, Vasquez. Tiro di Vasquez parato ancora di Berkic. Guarda il pallone dentro, provo la rovesciata. Nulla da fare. E finisce qui 1-0 per noi. Nonostante, ragazzi, abbiamo dominato la partita, abbiamo fatto solo un gol. Prova superlativa di Franco Vasquez, migliore in campo. Ok ragazzi, eccoci giunti nella seconda partita di questo episodio e ultima, quella contro il Bologna. Ho schierato Zárate, quindi è tornato Babacar, per Kalinic che si riposa, Braciszkowski che non lo schieravo già da un po' di tempo e comunque stava giocando bene, ovviamente Mundo Vasquez, poi Radovanovic e Fernandez ha dato un turno di riposo a Borja Valero, Massimo Roncagliaro di Ghezzabate e Tata Lusano. Andiamo subito nel match. Offensivo. Dobbiamo fare attenzione al Bologna che è una buona squadra. Floccari. Subito il Bologna. Qui errore di Abate. Attenzione Giaccherini. Ha provato a fare il gol come nella nazionale contro il Belgio. Bravo Tata Lusano. Vasquez. Ha visto lo scatto di Braciszkowski. Zuniga. Sbaglia tutto. Allora se ne va Braciszkowski. Braciszkowski il tiro, la parata di Da Costa, miracoloso. Ora Babacar che prova ad andarsene. Babacar allora, Babacar tiro centrale, para Da Costa. Attenzione qua, il Bologna con Costante. Giaccherini si è divorato il gol, ragazzi. Pericolosissimo il Bologna. Vasquez, bellissimo come allarga per Braciszkowski. Dentro, ha visto lo scatto di Babacar che arriva al tiro deviato Da Costa. Attenzione Massina. Massina prova la gran botta fuori di pochissimo. E finisce qui il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo finito giustamente sullo 0-0. Abbiamo avuto entrambi occasioni. Quindi per ora il Bologna tiene botta alla Fiorentina. Vediamo come andrà il secondo tempo. Avviso Zárate. Zárate da dentro all'area, tiro deviato, angolo. Vasquez, bellissimo passaggio. Braciszkowski. Tiro di Braciszkowski. Miracolo di Da Costa, palla crema di Braciszkowski. 1-0 per noi, Fiorentina in vantaggio, non c'è fuori gioco. Braciszkowski fa il cuore, dà anche un bacio, penso alla sua fidanzata, sua moglie, non so che cazzo sia. Rivediamo il tutto, ovviamente tutto è partito dai piedi del Mundo Vasquez. Tiro, miracolo di Da Costa, Braciszkowski si trova lì la palla, 1-0 per noi. Attenzione al Bologna ora. Subito Bologna che reagisce, pallone che deve essere spazzato. Attenzione Sergio Floccari che ha visto ancora dentro l'inserimento perfetto di Giaccherini. Il Kuma, il tiro del Kuma, non ci voglio credere. E poi il gol, no. Pensavo fosse gol, niente ragazzi, il Bologna si salva. Che ha visto lo scatto di Vasquez, grande dribbling, ancora Vasquez. Ancora Vasquez, ancora dribbling, il tiro di Vasquez, il miracolo di Da Costa. E poi c'è ancora sulla respinta Braciszkowski. È il secondo gol che fa in questa maniera ragazzi. Seconda volta respinta Da Costa, seconda volta Braciszkowski, ha avuto il merito di crederci. Guardate qua Vasquez però ragazzi, ancora parte tutto dai piedi di Vasquez. 2-0 per noi. Proviamo, vediamo se ce l'abbiamo il tempo per un ultimo attacco. Sì, ce l'abbiamo, forse ancora Zárate. Zárate, allora Zárate, 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 Zárate. Dribbla Zárate, 3-0. 3-0 di Maurizio Zárate, semplice, semplice, ormai Bologna si era sciolto. 3-0 al 90esimo scaduto. Partita finita 3-0. Partita dominata come quella col Carpi. Però il Bologna ha dato qualche problema in più nel primo tempo. Nel secondo si è sciolto dopo l'1-0. Ok ragazzi, questa è la classifica. Fiorentina 61, Juventus 53, Inter 52. Quindi abbiamo 8 punti sulla Juventus. Siamo abbondantemente primi in classifica. Nel prossimo episodio affronteremo il Torino e l'Inter. Quindi ragazzi, abbiamo il big match del ritorno contro l'Inter. Ok, come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie. Se volete commentate facendomi sapere cosa ne pensate della mia carriera, se vi sta piacendo, se vi è piaciuto l'acquisto del Mundo Vasquez. Mi raccomando ragazzi, condividete il video, se l'avete fatto iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici per aiutarmi a farmi conoscere. Noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 14, qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!